A Peschiera del Garda un dibattito sulle baby gang organizzato dal comune. Un'iniziativa nata dopo l'evento del giugno scorso, quando centinaia di ragazzi si sono dati appuntamenti su TikTok e hanno occupato e devastato il lungolago. Bisogna lavorare sulle politiche giovanili, bisogna lavorare sulla prevenzione perché i ragazzi sono la risorsa del futuro della nostra società e spesso invece sono poco ascoltati. C'è un disagio sociale che deriva dalla pandemia, certo, ma deriva anche dal disagio economico che colpisce le famiglie e che investe anche questi ragazzi. Erano 2.500 persone che si sono riversate sul nostro lungolago facendo danni, spingendo, distruggendo, di tutto. Giovanissime, addirittura ricordo perfettamente, l'ho visto personalmente, un bambino che avrà avuto 7-8 anni a mano del fratello più grande che lo accompagnava qua in mezzo a questo disastro. Quindi veramente brutto, brutta, una bruttissima esperienza per Peschiera che vogliamo tramutare in un'esperienza positiva. Le baby gang sono in aumento, composte da ragazzi sempre più giovani, dai 12 ai 17 anni, un fenomeno che spesso nasconde un mondo complesso, fatto di disagi, carenze e fragilità. Dobbiamo supportare le famiglie, perché quando dobbiamo fare dei progetti di intervento, di prevenzione o di protezione di questi ragazzi, la famiglia assolutamente deve essere integrata, altrimenti il rischio è che i genitori vadano da una parte e i ragazzi dall'altra, solo se sono da soli poi diventa lo svago, diventa reato o qualcos'altro.